Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video, che è il wrap-up del mese di marzo. Prima di cominciare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network e anche quello alla mia affiliazione Amazon, dove se comprate là, io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cincischiare oltre, direi di cominciare. Allora, marzo è stato un mese molto produttivo, quindi suppongo che questo video sarà abbastanza lungo, motivo per cui cercherò di essere molto molto riassuntiva sui libri di cui poi farò la recensione singola. Il motivo per cui a marzo ho letto tanto è uno in particolar modo, ma poi a catena ce ne sono altri. Il primo è che è stato un mese di quarantena, di conseguenza il tempo da passare a casa era tutto. E in secondo luogo abbiamo organizzato io con Francesca e Serena delle iniziative, come ad esempio il Rinchiuso Anonimi GDL oppure la Fuffi Quarantenaton, che rispettivamente sono un gruppo di lettura e una maratona di lettura. Comunque poi entrerò nei dettagli per quanto riguarda i libri che ho letto durante quel periodo. Direi di partire con il primo libro, che è La Catena d'Oro di Cassandra Clare, di cui non vi parlo perché vi ho già fatto la recensione che trovate su nelle schede, non so mai da che parte stanno. E di conseguenza vi dico semplicemente che il sequel di The Infernal Devices, quindi Le Origini, è tratta dei figli dei protagonisti delle origini. La mia recensione, come vi ho detto, la trovate nelle schede, come sempre è senza spoiler, quindi potete stare tranquilli. Poi, finalmente a marzo ho potuto leggere questa nostra stupida storia d'amore di Mariana Zapata, che è un romance. La Zapata scrive praticamente solo e soltanto Hate to Love Romance. Ma in realtà questo qua è un second chance romance, quindi tratta di due persone che si ritrovano dopo quasi un anno dalla fine della loro relazione, anche piuttosto brusca come fine, e cercano di o riconciliarsi oppure separarsi definitivamente. Come sempre, i libri della Zapata mi piacciono tantissimo e trovo che questo qua affronti temi più maturi rispetto agli altri due pubblicati in Italia, vale a dire L'infinito tra me e te e Non so perché ti amo. In questo caso, infatti, i temi trattati, anche se si tratta di un romance, sono tanti dietro il romance. C'è ad esempio il tema della genitorialità, il tema dell'abbandono, il tema dell'orientamento sessuale, c'è il tema dell'ansia e della depressione, della pressione. Quindi è un libro effettivamente abbastanza completo sotto questo punto di vista. La Zapata poi ha trattato davvero tutti i temi in maniera egregia. I personaggi principali mi sono piaciuti tanto. Vabbè, in generale la Zapata scrive di personaggi molto realistici e molto coerenti. Ma devo dire che in questo caso anche i personaggi secondari, che di solito nei libri della Zapata ci sono, ma non sono così rubascena, diciamo così, in questo caso davvero ha rubato la scena ai protagonisti, perché c'è un personaggio che è il nonno della protagonista principale che è esilarante. Mi sarei accontentata tranquillamente di un romanzo solo su di lui e sulla sua storyline, che è altrettanto interessante. Quindi posso tranquillamente dire che, pur non essendo il mio romanzo preferito della Zapata, è comunque uno dei migliori. Questo mese ho fatto un po' salterello tra fantasy e romance, perché il terzo libro letto a marzo, e ve li sto dicendo in ordine per una volta, è stato Tempesta e Furia della Armentrout. Questo è il primo libro della serie spin-off della Dark Elements, quindi quella che riguardava Roth, Lyla e Zain, ed il protagonista è infatti Zain. Al fianco di Zain c'è anche una protagonista femminile, sulla trama non vi dico niente, comunque giù nell'info box come al solito trovate tutte le trame. Ed è stato bellissimo ritornare nel mondo della Dark Elements. Secondo me, la serie Dark Elements è quella uscita meglio alla Armentrout, è quella anche che presenta personaggi un po' più diversificati. Senza nulla togliere né alla storia di Ritorno da te, né alla storia di Obsidian, però secondo me la Dark Elements è quella che le è uscita meglio. Quindi è stato bellissimo ritornare innanzitutto nel mondo e nell'universo di quella serie, ma poi per me, per puro gusto personale, è stato bellissimo poter leggere finalmente una storia con protagonista Zain. In questo caso lo Zain che troviamo è un po' diverso rispetto a quello della Dark Elements, è sicuramente più sgorbutico, più cupo, più sulle sue, meno propenso a fidarsi a causa di quello che gli è successo durante la serie Dark Elements. Però le relazioni che ha e che sviluppa sia con i protagonisti secondari che con la protagonista principale, che è nuova, mi sono piaciute molto.
Dal punto di vista della narrazione fantasy non è granché, diciamo, è forse un po' prevedibile, ma a me non è importato perché la trama mi è interessata lo stesso e soprattutto mi è interessato l'aspetto un po' più romance della situazione. Sapete che la Armentrout scrive paranormal romance. Lo stile, come sempre, è quello della Armentrout, quindi leggero, scorrevole, si legge in un giorno, nonostante questo libro abbia 500 pagine, non sembra, ma è bello cicciottello. Quindi sì, so che a giugno, luglio, uscirà il secondo in America. Spero che in Italia esca altrettanto presto perché sono curiosa di vedere come continua la serie. Torniamo sul versante romance e spostiamoci verso la prima iniziativa che ho organizzato insieme a Francesca e Serena, vale a dire la Fuffi Quarantenaton. La Fuffi Quarantenaton è stata una maratona di lettura di 3 giorni. Sul mio Instagram trovate tutti i contenuti in evidenza. Lo scopo della Fuffi Quarantenaton era quello di distrarci un po' dal brutto periodo che stiamo passando e di farlo tutti insieme, anche se lontani. Quindi abbiamo settato un obiettivo, che era quello di 700 pagine da leggere in 3 giorni. Ovviamente non era obbligatorio raggiungere l'obiettivo, però tra di noi volevamo raggiungere l'obiettivo di 1000 pagine. Ho scelto quindi tutti quanti i libri che potevano essere tranquillamente letti in fretta e sono partita per prepararmi alla Quarantenaton con Io più Teddy e Le Kennedy e Serena Bowen, a cui poi ho unito durante la Quarantenaton, quindi è stato il mio primo libro della Quarantenaton, insieme, sempre delle stesse autrici. Ve ne parlo insieme nonostante Io più te sia non sia entrato nella Quarantenaton perché è una duologia, Romance. Tratta di due amici, Wes e Jamie, che da adolescenti hanno avuto qualcosa in comune e che durante la loro vita da adulti, ormai quasi finito il college, si sono persi, fino a quando non si ritrovano e da là comincia tutta la storia. Questo qua è ovviamente la trama di Io più te, ma non è difficile capire che prosegue in insieme. Quindi, se Io più te è un po' il raggiungimento del vissero per sempre felici e contenti, insieme risulta essere la rappresentazione del che cosa c'è dopo il vissero tutti felici e contenti. È una duologia che mi è piaciuta molto e mi è piaciuta perché è spregiudicata, è fresca, ma non rinuncia a trattare temi un po' scottanti. In primo luogo, quello del dover nascondere la propria sessualità in ambienti che ad oggi ancora non accettano la diversificazione della preferenza sessuale. E sto parlando in particolare, per quanto riguarda questi libri, del campo dell'hockey. È qualcosa che ovviamente fa soffrire molte protagoniste e che si sente nel libro. Mi è piaciuto per questo, perché è un libro molto molto realistico in quello che racconta. Cerca di essere il più realistico possibile, cosa che ho adorato. Lo sapete che nei romance mi piace il realismo. Ma alterna queste fasi, o comunque questi capitoli in cui si capisce la sofferenza dei protagonisti, delle battute, delle scene, delle conversazioni che sono divertenti, che sono frizzanti, che fanno indiscutibilmente ridere, ho riso con questi due libri. E quindi nel complesso risulta essere un libro, oltre che realistico, anche molto diversificato, cosa che mi è piaciuta. Poi, vabbè, ve lo dico giusto per, ma lo sapete, i protagonisti sono due manzi pazzeschi, la loro storia d'amore è fantastica, fantastica, si legge in 2 secondi, non ci vuole niente a leggere questa duologia, e io avevo già letto libri sia della Kennedy che della Bowen, non Mem, e mi erano già piaciute nelle loro precedenti storie. Credo che comunque insieme formino una coppia perfetta. Subito dopo insieme ho cominciato Professor Feelgood di Leysa Raven. La Raven è famosa per una serie in Italia pubblicata da Fabri che si chiama Cancella il giorno che mi ha incontrato, in inglese Bedroom Io, ed è una serie che mi è piaciuta tantissimo quando la lessi. Così, quando è uscita questa seconda serie della Raven, di Companion, il cui primo si chiama Mr. Romance, ha da subito punzecchiato la mia curiosità. Ed è chiaro il motivo. I libri della Raven, il tipo di trame dei libri della Raven, sono quelli che mi piacciono di più. In questo caso si parla di un second chance romance più su Late to Love, e mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. A parte che l'ho letto in mezza giornata come insieme,
E infatti alla fine di quella giornata io avevo gli occhi che sanguinavano, ma comunque si legge con facilità perché la Raven ha uno stile molto molto scorrevole e poi la trama è proprio interessante perché presenta due personaggi ancora una volta che si conoscono ma che hanno interrotto i loro rapporti e che tentano di recuperarli in un ambiente editoriale. Mescolato tra l'altro all'Insta Poetry, a Instagram, a personaggi che sono effettivamente in alcuni casi irritanti, ma nel versante positivo, ma anche frizzanti e simpatici. Quindi è una di quelle storie che si leggono in pochissimo tempo, emozionano il lettore perché lo coinvolgono tanto e quindi l'ho letta davvero con piacere. Tra l'altro, i libri della Raven hanno tutti i personaggi, i protagonisti che sono perfetti in ogni singolo senso, angolazione, prospettiva, quindi già questo aiuta tantissimo. Ma poi dicono anche tutte le cose giuste senza essere troppo smielati. Quindi, per me sono i libri perfetti da leggere in estate, in primavera o comunque i libri perfetti per staccare. Questo qua è stato il libro perfetto. La delusione però era dietro l'angolo per questa maratona e si è materializzata in Le peggiori paure di Faye Weldon. Questo libro l'ho odiato. In sostanza tratta di una moglie che dopo la morte del marito scopre tutti gli altarini che il marito le nascondeva e già da qua potete capire che è un qualcosa che poteva sembrare dall'aspetto un po' thriller o comunque poteva rappresentare un buon punto di partenza per far capire quanto le persone poco si conoscano. Quindi era una trama che aveva tantissimo potenziale. Potenziale, secondo me, completamente distrutto dai pensieri e dalle affermazioni dei protagonisti nei confronti l'uno dell'altro ed in particolar modo della protagonista principale, la moglie. Questo perché durante tutta quanta la lettura, in sostanza, quello che avviene è quasi una degradazione del ruolo di moglie, almeno secondo me, quello che ho percepito io. Quello che si fa, anche direttamente, perché lo si dice direttamente alla moglie, è che la moglie doveva aspettarselo perché lavorava troppo, perché era fuori di casa, la moglie doveva aspettarselo perché tutti lo sapevano, nessuno le ha detto nulla per proteggerla, grande amica, va bene. E soprattutto ad un certo punto c'è una frase agghiacciante, agghiacciante, in cui si dice, però tu sei la moglie, dovresti avere un po' di comprensione, empatia e pietà nei confronti dell'amante perché mentre tu sei la moglie, quindi puoi esprimere il tuo dolore apertamente, l'amante non può. Dovresti giustificarla. No, assolutamente no. C'è davvero, c'è stata una serie di affermazioni, una serie di implicazioni che mi hanno fatta proprio incavolare. Era come se la moglie alla fine fosse quella colpevole del tradimento del marito e si stesse comportando in maniera sconsiderevole quando cerca di capire la verità, accusa le amiche di non aver letto la verità, che cavolo è il minimo, e perché ha lavorato, e perché ha una vita, e perché non è stata la moglie e madre da chiudere in casa. Poteva sicuramente essere interessante come libro, poteva essere sicuramente un grande spaccato della società, io no. Quindi per me questo qua è bocciato. E mi ha fatto anche girare un sacco le scatole. Ma comunque la delusione non si è fermata con le peggiori paure perché ho beccato un'altra delusione che mi aspettavo un po', sinceramente. Vale a dire Se il mio inganno di Jamie Maguire, il secondo libro nella serie Cash and Burn, se non sbaglio, dell'autrice, che è una companion della serie dei fratelli Maddox. Perfetto così. Fatemi sapere se volete un video in cui vi parlo di tutti i libri di Jamie Maguire, perché sono tanti, sono abbastanza collegati l'uno con l'altro, quindi fatemelo sapere nei commenti se vi serve. Allora, già il primo libro di questa serie a me non era piaciuto, questo qua per me è in caduta davvero praticamente libera, si è schiantato contro il suolo ed anche di più. Ad un certo punto questo libro da romance si trasforma in libro sul lutto, sulla malattia, sulla forza e potere dei governi. Ad un certo punto sembra addirittura essere un libro di guerra, ma non ha davvero nessun elemento che viene trattato bene, neanche il romance, ed è quanto dire, dato che dovrebbe essere un romance. Mi scaldo anche perché è stata una perdita di tempo leggere questo libro.
I due protagonisti sono completamente inconsistenti e mi dispiace perché soprattutto la protagonista femminile, secondo me, aveva del potenziale, ma totalmente distrutto, non gliene frega niente a nessuno di questi protagonisti. Non vengono descritti, come al solito, tra l'altro, non vengono introspettivizzati, anche se la Maguire ci prova, lo ammetto. E di conseguenza il lettore non si affeziona. La storia d'amore è veloce, affrettata e poco comprensibile, proprio dal punto di vista della comprensione del testo. Non si capisce come si arriva da un punto A ad un punto B e non si capisce soprattutto quante volte i protagonisti si vedono, in che condizioni, in che situazioni, perché è tutto mescolato insieme. Non si capisce niente in quel libro, davvero. Tra l'altro, come ho detto, cerca di affrontare dei temi che sono anche temi abbastanza importanti, ma poi li tratta malissimo. Quindi il protagonista sembra totalmente pazzo ad un certo punto, così come lo sembra lei. E a parte che è davvero troppo lungo, perché non ha senso che sia così lungo, dato che è una ripetizione continua di frasi e atteggiamenti e pensieri. Il finale è qualcosa di assurdo, ma anzi, l'ultima parte del romanzo è qualcosa di assurdo, ma proprio assurdo. Capisco che volesse creare una sorta di spy story, una sorta di romanzo di guerra, ma neanche, non c'è riuscita. L'ho odiato dalla prima all'ultima pagina e non continuerò assolutamente la serie se ci sarà un altro romanzo, perché no, è inutile. Potevo leggere la prima pagina e l'ultima pagina e sarei stata contenta lo stesso. Dopo queste delusioni, però, è arrivato un libro bellissimo che fortunatamente non c'entra niente con quelli che ho letto prima, vale a dire No Virgin, No Shame di, non mi ricordo mai l'autrice, Anne Cassidy. Allora, di questo libro ve ne parlo poco perché doveva uscire, dovrò fare poi la recensione su Instagram, non è uscito, comunque non c'è possibilità di reperimento, quindi volevo semplicemente accennarvi il fatto che è un libro doppio, quindi si legge da una parte e poi dall'altra. La prima parte, quella in giallo, ha una storyline che è quella principale e poi il secondo libro, quello in rosa, è la conseguenza della prima storyline. È un libro che parla di stupro e di processo. Mi è piaciuto tantissimo. Lo fa in una maniera così lucida e così esplicita anche che dai brividi. È una storia che colpisce tanto, secondo me è una di quelle storie che andrebbe lette a prescindere dall'età, a prescindere dal motivo, per svago, per scuola, per università. È uno di quei libri young adult che però riesce a parlare al cuore di chiunque ed è un libro che a me è piaciuto moltissimo, poi ne parleremo nella recensione, comunque questo è il mio stomaco che brontola, ma merita moltissimo. Poi, prima che finisse la maratona di lettura, ho letto metà di questo libro che poi ho finito quando la maratona si era conclusa, vale a dire The Burning Shadow, Verità nell'ombra di Jennifer Armentrout, che è il secondo libro nella serie Origin, di cui il primo è il libro di Luke, che a sua volta è lo spin-off della serie di Obsidian. Vi lascio su nelle schede il come leggere i libri dell'Armentrout. Questo qua è appunto il secondo libro, quindi non vi parlerò della trama perché altrimenti è spoiler. Mi è piaciuto forse un po' di più rispetto al primo libro, che avevo trovato semplicemente carino. In questo caso si approfondiscono di più le relazioni interpersonali tra i protagonisti, si capisce di più della storia pregressa degli stessi, c'è azione. L'ultima parte mi è piaciuta tantissimo perché c'è di tutto, succede davvero di tutto. È forse un po' trash in questo perché non è particolarmente realistico, però non importa, alla fin fine mi piacciono anche questo tipo di libri. Devo ammettere che più passa il tempo, più mi affeziono a Luke. Non è mai stato uno dei miei personaggi preferiti della Obsidian, della serie di Obsidian, però in questi libri mi sta conquistando perché riesco a vedere il Luke bambino e il Luke ormai adulto che è presente in questa storia. Riesco a capire i collegamenti, riesco a capire delle sue azioni, dei suoi pensieri, quindi mi piace tanto. La protagonista un po' di meno, la trovo un po' stupidella, diciamocelo, non regge assolutamente il confronto con Katie della serie di Obsidian, però
Il potenziale c'è, secondo me riuscirà ad essere meno stupidella nel terzo e poi nel quarto e nel quinto romanzo, perché dopo che uscirà la notizia che sarà una serie di 5 libri e non di 3. In ogni caso, l'ho letto anche questo in poco tempo, un po' per la maratona e un po' perché l'Harmentrout si legge davvero in pochissimo tempo, e quindi è una serie che consiglio. Non vi fermate al primo, se avete ritenuto il primo soltanto carino, perché anche io l'avevo ritenuto carino, ma niente di indimenticabile, e secondo me questo libro lo supera. A questo punto è il tempo di parlare dei libri che ho letto per la seconda iniziativa su Instagram, che trovate ancora una volta nei contenuti in evidenza di Instagram, vale a dire Rinchiuse Anonimi GDL. Io e Francesca Serena volevamo creare un gruppo di lettura che non implicasse andare a comprare dei libri, perché le librerie sono chiuse, perché siamo tutti in casa, perché la TBR è un mostro che sta sulle spalle di ognuno di noi. E di conseguenza abbiamo voluto creare un gruppo di lettura che comunque unisse le persone, ma che le unisse non per il libro, ma per il genere. Quindi, per 3 settimane abbiamo deciso di, scegliere dei generi e di leggere dei libri a tema appunto per ogni settimana. La prima settimana del Rinchiuse Anonimi GDL sarà dedicata al thriller, la Thriller Week, che in realtà però comprendeva misteri, comprendeva gialli, insomma comprendeva qualsiasi cosa fosse anche lontanamente rapportabile al thriller, ancora una volta, perché volevamo che le persone scegliessero dei libri che avessero in casa e che potessero leggere senza dover uscire, senza dover ordinare, quindi muovere molto i corrieri, eccetera, eccetera. Io stessa avevo dei thriller in casa e di conseguenza ho cominciato la mia settimana con The Chain di Adrian McKinty. Questo libro l'avevo vinto in un contest della Longanesi su Instagram e l'ho letto soltanto adesso. E tra l'altro l'ho letto insieme a Jen, che su Instagram si chiama A Hope is Just a Dream. Purtroppo sia io che lei abbiamo la stessa opinione, nel senso che avevo sentito opinioni praticamente solo negative su questo libro. Sotto un video in cui mostravo questo libro, forse in un book haul, una persona mi ha scritto che aveva sentito parlarne soltanto male, e effettivamente è vero. Il problema di questo libro non è assolutamente la trama, perché tratta del rapimento di una ragazzina, la cui madre, per salvarla, deve rapire il figlio di qualcun altro. Quindi, ancora una volta, trama con tantissimo potenziale, sviluppata malissimo. Il motivo è principalmente lo stile di scrittura, perché è semplicemente dialoghi e descrizioni di azioni, senza alcun tipo di introspezione. Quando l'introspezione c'è, è frettolosa o poco coerente, come avviene in particolar modo quando la protagonista ragazzina ha la possibilità di esprimere i suoi sentimenti in successione ad un avvenimento. Non faccio spoiler, quindi non posso dire, ma è davvero poco coerente come reagisce. Quindi, nonostante la trama sia bellissima, il suo sviluppo è stato pessimo. Tra l'altro, è scritto in terza persona a tempo presente ed ho scoperto che non mi piace molto come tempo di narrazione. Tra l'altro, proprio questo fatto forse di scrivere al presente in terza persona, unito a dialoghi e descrizioni di azioni, ha reso la storia molto molto frettolosa. Quindi, a fine lettura, non mi è rimasto nulla, neanche un po' di inquietudine, cosa che mi aspetto da un thriller. Fortunatamente, però, è arrivato a salvare questa situazione Verity di Colleen Hoover, primo. E ci tengo a sottolinearlo, primo thriller dell'autrice. Lo sottolineo perché questo libro, che è inedito in Italia, la mia è la copia inglese, è fantastico. Una storia incredibile, letteralmente incredibile, i cui colpi di scena e plot twist sono così inaspettati e così sconvolgenti che a fine lettura sono rimasta stravolta, stravolta, e non pensavo che potesse essere così ben fatto un primo libro di un'autrice che ha scritto sempre solo e soltanto romance. La Hoover è bravissima a scrivere romance, si è cimentata nel paranormal insieme a Taryn Fisher ed è stata bravissima anche in quello.
sul suo thriller pensavo che fosse una cosa completamente diversa e invece mi ha lasciata a bocca aperta. Bellissimo. È uno di quei libri che mette in dubbio qualsiasi parola che dice. È bellissimo. Se avete la possibilità, leggetelo. Perché vi sorprenderà, vi giuro che vi sorprenderà. È scritto poi in un inglese medio-basso, in realtà è praticamente basso come livello di inglese. Si capisce tutto, la Hoover non ha uno stile complicato, si legge in pochissimo tempo ed è bellissimo, ve lo ripeto, meraviglioso. Ultimo libro poi letto per la Thriller Week del Rinchiuso Anonime GDL è stato La nonna casa di Leigh Bardugo, che io ho letto in anteprima e che uscirà credo ad aprile o a maggio, non si è ancora capito. In ogni caso, a causa dell'emergenza stanno slittando un sacco di uscite, quindi è questo il motivo per cui i libri continuano ad essere posticipati. Non ve ne voglio parlare adesso, vi do soltanto due informazioni, ma due di numero. Mi è piaciuto, però per le prime 200 pagine è stata una tortura, una vera e propria tortura. L'ho trovato infatti per le prime 200 pagine, è un libro di 420 se non sbaglio, lento come la morte, vuoto perché non si capisce che cosa sta succedendo, non si capiscono le basi del romanzo, perché in questo libro la Bardugo non spiega, ti butta nella storia quasi in media stress e poi ti ci lascia, senza spiegarti nulla. Motivo per cui le prime 200 pagine ho avuto grandi difficoltà. Poi comunque mi è piaciuto e vi spiegherò tutti i motivi all'interno di una recensione dedicata. Lo sapevo che mi stavo dimenticando qualcosa, me lo sentivo nelle viscere e infatti mi sono dimenticato un libro che non ho scritto nel mio quadernino, vale a dire Marea Tossica di Chen Kufan, o Q-Fan, scusate la pronuncia orribile. Allora, di questo libro in realtà vorrei parlarne in una recensione dedicata perché è un distopico molto molto vicino al nostro mondo perché tratta di un'isola in cui la spazzatura ha ormai preso il sopravvento sugli uomini ed in cui si sviluppa un virus e sulla base di questo una guerra per la sopravvivenza. Mi è piaciuto moltissimo nonostante lo stile di scrittura sia complicato. Io non vado molto d'accordo con gli stili orientali e infatti purtroppo a me Murakami non piace, scusatemi. Non vado d'accordo perché per la maggior parte delle volte appunto li trovo un po' troppo onirici, un po' troppo complicati, complessi. In questo caso lo stile è sicuramente complicato e il mondo è sicuramente complesso, però poi si rivela essere un libro stupendo. Viene definito anche un libro fantascientifico, in effetti lo è, ha degli influssi fantascientifici. In ogni caso, se vi interessa, vorrei davvero davvero parlarne in una recensione dedicata, quindi fatemi sapere giù nei commenti se la cosa può interessarvi, perché ci tengo anche a portare più recensioni singole su questo canale, dato che non mi basta più il tempo di un wrap up e soprattutto lo spazio che io ho su Instagram per scrivere le recensioni è troppo breve in alcuni casi, quindi per libri come ad esempio Marea Tossica o La nonna casa o ad esempio anche La catena d'oro vorrei dedicare delle recensioni. E quindi il mio wrap up del mese di marzo è finito qua, ho letto tantissimo e sono molto molto contenta di aver potuto smaltire così tanti arretrati. Adesso vedremo come andrà aprile, vi preannuncio che la seconda settimana del Rinchiuso Anonime GDL è dedicata al fantasy. Quindi sto leggendo Sei di Corvi, aspettatevi una recensione anche di quello. E niente, fatemi sapere se avete partecipato ad una delle due iniziative che abbiamo creato questo mese, quindi o la Fuffi Quarantanaton oppure il Rinchiuso Anonime GDL. Fatemi sapere se qualcuno dei libri che vi ho nominato l'avete letto, se ve ne interessa qualcuno. E niente, a questo punto io posso chiudere questo video lunghissimo e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!